Due giorni di sport, promozione turistica e sensibilizzazione sui temi ambientali. Sabato e domenica, l'Automobile Club Como ha organizzato l'Allago di Como Eco Green, evento dedicato alla mobilità sostenibile. Cuore dell'iniziativa, un luogo simbolico per Como e per le energie alternative: il Tempio Voltiano, dedicato al fisico comasco Alessandro Volta, che inventò la pila. Oggi l'auto elettrica in Italia rappresenta circa il 3,4% del, del mercato. Però ci sono, invece si è molto sviluppato il mercato delle ibride. Quindi questo è un momento anche per divulgare queste, questa nuova mobilità più sostenibile e infatti ci sono state anche delle, delle occasioni per il pubblico di provare queste auto elettriche di vedere come funzionano. Insomma. Lago di Como Eco Green si articolava su prove di regolarità. La gara del sabato tra il Lago e la Brianza, prova della Green Challenge Cup, è stata vinta da Stefano Selva e Alessandro Giuseppe Boschiroli, mentre la domenica a Schignano, nella Green Hill Cup, ha svettato Nicola Ventura, fresco campione italiano. Ai vincitori di ogni prova, Acicomo ha dedicato il premio Green Driver alla memoria del vicepresidente Paolo Brenna, scomparso nel 2020. Era tra quelli con cui abbiamo iniziato a organizzare questo evento Green due anni fa, Paolo Brenna, eh, lui si è occupato di Rally, quindi era, il Rally era, era, era Paolo, però aveva, visto anche, aveva anche Nicole Green intravisto una potenzialità, infatti era molto entusiasta della cosa.